Inquadro pure Sanremo. Sì, Sanremo, San Piero. Ok, la vedi San Piero? Allora, ciao a tutti, siamo qui al Campidoglio, nel cuore di Roma. Roma nacque qui e qui sta rinascendo il cinema italiano con Paolo Sorrentino, che abbiamo appena ripreso proprio di fronte a questa grande bellezza, la bellezza della città eterna, e a cui Paolo Sorrentino ha, possiamo dire, dedicato, messo come sfondo per il suo capolavoro da Oscar 2014, ed è stato premiato da Marino, gli è stata consegnata anche la cittadinanza onoraria, una cerimonia, un galà, è stato tutto molto bello. Paolo Sorrentino è andato via da pochi minuti, stanco ma soddisfatto, e ha ringraziato tutti. Ripeto, siamo nel cuore, proprio nel colle dove nacque Roma, il primo villaggio, e Paolo Sorrentino, posso poter dire in assoluta certezza che è l'uomo in più, rimanendo in tema di della sua filmografia, l'uomo in più del cinema italiano, l'uomo che sta riportando il cinema italiano alla sua dimensione, quella mainstream, quella classica, quella per cui il cinema italiano è stato noto nel mondo, il cinema di Fellini, il cinema di Monicelli, il cinema di Visconti, di Antonioni e di tanti altri registi, e di Benigni, perché no, maestri della cinematografia. Zeffirelli e quant'altro. Chiudiamo con questo sfondo, e proprio da dove ha ripreso Paolo Sorrentino alcune scene del suo film La Grande Bellezza, noi chiudiamo questa giornata dedicata alla consacrazione di Paolo Sorrentino, che è ormai cittadino onorario della città eterna, e chiudiamo con San Pietro. Ciao a tutti e viva il cinema!